Ciao a tutti amici di Zoo Planet, è il momento di guardare insieme un nuovo video. Alzi la mano chi ha paura delle meduse. Eh sì, questi invertebrati possono essere un vero e proprio incubo per chi va al mare e noi di Zoo Planet abbiamo stilato la classifica delle 12 meduse più grandi al mondo. Le meduse possono essere di piccole o di grandi dimensioni e alcune di queste possono essere letali nonostante il magnifico aspetto. Prima di iniziare, non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuna nuova uscita. Numero 12. La medusa a corona. Le coronate, in inglese crown jellyfish, nuotano per le acque dell'Indo-Pacifico, del Mar Rosso e dell'Atlantico. Il nome di queste meduse parla da sé. Le coronate sono caratterizzate dalla presenza di un solco circolare tra la parte marginale dell'ombrello e quella centrale. Non raggiungono mai grandi dimensioni e vivono generalmente in acque marine profonde, ma sono anche una delle specie di medusa più velenose. Una loro caratteristica è quella della bioluminescenza. Infatti, queste meduse si illuminano quando vengono toccate. Numero 11. La crisaura colorata. Questa medusa è nota come Purple Striped Jelly per via delle strisce porpora che presenta. È diffusa principalmente nell'Oceano Pacifico. L'esoombrello delle crisaure arriva fino agli 80 cm di diametro. Inoltre, la loro puntura è tossica ed è in grado di paralizzare la loro preda senza problemi. Questa puntura non ha questi effetti sull'uomo, ma sicuramente provoca un forte e persistente dolore. Numero 10. La medusa nera. La Crisaura alclios, nota anche come medusa nera, può arrivare, con il suo ombrello, a un metro di diametro ed è diffusa nel Pacifico, nei mari delle coste della California. Il colore della Black Sea Nettle è viola scuro, tendente al nero. Data la scarsità di incontri con meduse di questa specie, pochi sono stati gli umani punti dai tentacoli della medusa nera. Un caso registrato dal biologo marino Jay Martin parla di una puntura non troppo dolorosa e sicuramente meno forte rispetto alle punture di altre meduse. Si possono però incontrare in grandi banchi di queste meduse nelle acque superficiali a largo delle coste californiane in certe occasioni. Questi avvistamenti di massa coincidono con le maree rosse, ossia con una straordinaria abbondanza nelle acque superficiali di zooplancton, il cibo perfetto per questa medusa. Numero 9. La Crisaura fuscescens. Probabilmente le avrete viste nel celebre film d'animazione Alla ricerca di Nemo della Disney Pixar. Queste note vengono dalle acque della California e dell'Oregon, ma sono presenti anche in Giappone e Alaska. Il loro colore le rende piuttosto note e i loro 24 tentacoli possono arrivare a 4,5 metri di lunghezza. I loro cuccioli possono crescere anche in cattività. Numero 8. La campana galleggiante. La Phyllorhiza punctata, nota come Floating Bell o Australian Spotted Jellyfish, viene dall'ovest del Pacifico, soprattutto nelle zone australiane e giapponesi. Generalmente il loro esombrello arriva ai 50 cm di diametro, ma nel 2007 ne è stata trovata una larga ben 71, probabilmente la più larga registrata. Questa specie mette spesso in pericolo le specie di gamberetti e altri popolanti del mare. Numero 7. L'Atlantic Sea Nettle. Simile alla fuscescens, questa medusa è carnivora e proviene principalmente dall'Oceano Indiano o dall'Oceano Pacifico, ma anche nel Golfo del Messico. Raggiunge i 50 cm di diametro, ma i suoi tentacoli possono raggiungere i 4,5 metri di lunghezza. La sua puntura non è abbastanza tossica da uccidere un uomo, ma può uccidere tranquillamente le prede piccole con i suoi lunghi tentacoli. Non ti consiglio di dargli fastidio, perché ti assicuro che fa piuttosto male. Numero 6. La grande medusa rossa. La Tiburonia Gran Rojo è stata scoperta nel 2003. Il nome Gran Rojo è facilmente intuibile poiché questa medusa dal colore rosso è davvero gigantesca. La Tiburonia vive a profondità oceaniche da 600 a 1500 metri nelle zone costali californiane, delle Hawaii e del Giappone. Queste meduse non hanno dei veri e propri tentacoli, ma dalle 4 alle 7 braccia massicce.
il suo esoombrello può crescere fino a un metro. Numero 5. La Stigiomedusa gigantea. È una medusa gigante molto rara che vive nelle profondità marine del Pacifico, dai 900 ai 1800 metri. È stata avvistata un centinaio di volte e i suoi tentacoli non sono urticanti, ma vengono utilizzati per i movimenti e per catturare le prede. Il suo diametro può raggiungere il metro di lunghezza e i suoi lunghi tentacoli possono arrivare a 6. Numero 4. La medusa rosa. Nel mese di novembre del 2000 venne scoperta nel Golfo del Messico questa specie di medusa dal colore particolare. Verrà chiamata Pink Mini. In italiano mini vuol dire meschino e questo aggettivo è stato affibbiato a questa medusa per la sua attitudine che la porta ad attaccare le altre meduse. Possono mangiarne ben 34 nello stesso momento. I tentacoli della medusa rossa possono arrivare ai 22 metri e pesare 22 kg. Numero 3. La medusa di Nomura. Queste meduse asiatiche, precisamente del Mar Cinese orientale e del Mar Giallo, sono dei veri mostri. Possono arrivare ai 3 metri di diametro e i loro tentacoli fino a 30. Nel 2009, un peschereccio di 10 tonnellate, il Shinsho Diasan Maru, si è capovolto al largo di Chiba nella baia di Tokyo, mentre i suoi 3 uomini d'equipaggio stavano cercando di issare a bordo una rete contenente decine di enormi meduse Nomura. I 3 sono stati salvati da un altro peschereccio. La puntura di questo animale genera immediatamente un dolore molto intenso, seguito da arrossamento e gonfiore nella parte interessata, che può essere anche mortale per l'uomo. Numero 2. La medusa criniera di leone. La Cyanea capillata, nota come medusa criniera di leone, è una delle meduse più grandi conosciute dall'uomo. Provengono dall'Atlantico e dal Pacifico e sono facilmente riconoscibili grazie al loro colore rosso, che va da tonalità tendenti all'arancione a tinte più scure e per il gran numero di tentacoli, lunghi e filamentosi, che cadono dal suo grande ombrello. Hanno un ombrello di dimensioni che raggiungono un massimo di 30-50 cm di diametro e tentacoli che possono superare, nei casi estremi, i 10 metri di lunghezza. Questa medusa, piuttosto diffusa nelle acque del nord dell'Inghilterra e soprattutto della Scozia, è scomparsa come vera e propria antagonista del celebre detective Sherlock Holmes nel racconto La criniera del leone. E al primo posto, il polmone di mare. Questa medusa, nota anche come barile di mare o dama di mare, è la specie più larga trovata nelle coste inglesi. Le dimensioni sono degne di nota. Potendo raggiungere i 50-60 cm di diametro e i 10 kg di peso, rappresenta la più grande medusa del Mediterraneo. La specie non provoca gravi conseguenze. I suoi tentacoli, di norma, non risultano irritanti tanto da creare pericoli seri per l'uomo. Solo su soggetti particolarmente sensibili, il contatto può provocare irritazioni che scompaiono comunque spontaneamente in breve tempo, ma lasciando un prurito o dolore fastidioso. Amici di Zoo Planet, siamo giunti alla fine del nostro video. Per curiosità, avete mai visto una medusa? Siete stati punti da una medusa? Scrivetelo sotto nei commenti. Anche per oggi è tutto, ma non dimenticate di mettere like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessun nuovo video. A presto da Zoo Planet!